Viktor Orban è il primo ministro dell'Ungheria dal 2010 ed ormai il capofila riconosciuto di quel movimento di sovranisti, ultranazionalisti, ultraconservatori che ha sempre più presa sugli elettori in tutta Europa. Il 12 di settembre il Parlamento europeo ha approvato con una maggioranza di oltre 2/3 un documento in cui si sostiene che Orbán e l'Ungheria sono una minaccia sistemica per l'Unione Europea e per i suoi valori. Ma è davvero così? Per capirlo, per capire qual è il progetto politico di Orbán per il suo paese e per l'intera Europa, può essere utile andare a leggersi i discorsi programmatici a cui il leader ungherese affida il suo pensiero e che sono tradotti in diverse lingue sul sito del governo ungherese. In uno di questi discorsi, uno dei più ambiziosi di questi discorsi, pronunciato a luglio in Transilvania, nella cittadina romena di Bajlet-Tusnad, Orbán ha parlato delle elezioni europee del 2019, spiegando che saranno un'occasione per dimostrare che esiste un'alternativa alla democrazia liberale, un'alternativa che si chiama, secondo Orbán, democrazia cristiana, ma che non è la democrazia cristiana che abbiamo conosciuto in molti paesi europei nel dopoguerra, non è la democrazia cristiana di Angela Merkel, è piuttosto uno strumento, citiamo testualmente qui le parole di Orbán, che serve a proteggere i valori e gli stili di vita che sono figli della cultura cristiana. Questa democrazia cristiana, raccontata da Orbán, è per definizione non liberale ed è contraria quindi all'immigrazione e alla società aperta. Il prossimo maggio, conclude Orbán, possiamo liberarci della democrazia liberale una volta per tutte e del sistema costruito sulle sue basi, stiamo citando testualmente le parole del leader ungherese, ma anche delle élite che si sono formate nel 68 e che dal 68 detengono il potere. Perché, e questa è la chiusa del discorso di Orbán, è molto significativa, 30 anni fa qui in Est Europa e nell'Europa centrale noi pensavamo che l'Europa fosse il nostro futuro, oggi invece sappiamo che siamo noi il futuro dell'Europa.